Terrorizzati, minacciati e sotto scacco, è finito così l'incubo per imprenditori e commercianti della Valle Caudina, costretti a versare somme di denaro ad un pericoloso gruppo criminale. Ma grazie a serrate, lunghe e dettagliate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, all'alba di questa mattina c'è stata la maxi retata dei carabinieri della compagnia di Montesarchio, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, con la quale sono state arrestate 8 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati in concorso, di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco e ordigni rudimentali, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà previste dall'articolo 416 bis del codice penale, reati connessi ad attività mafiose. A carico di un altro soggetto è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora in tutto il territorio della regione Campania. Il provvedimento trae origine dalle attività poste in essere dai militari del nucleo operativo della compagnia di Montesarchio, che da agosto 2018, avvalendosi anche di attività di intercettazione telefonica, cui si è affiancata un'attività di polizia di tipo tradizionale, hanno raccolto riscontri oggettivi dell'attività posta in essere dal sodalizio criminale. Gli atti intimidatori accertati dai carabinieri da settembre 2018 fino al mese di maggio 2019 avevano anche lo scopo di mostrare l'esistenza e la forza di una nuova consorteria criminale sul territorio attraverso azioni violente e minacciose con intrinseca carica intimidatrice, con l'obiettivo di determinare assoggettamento e omertà. Gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Napoli Secondigliano e Napoli Poggio Reale a disposizione dell'autorità giudiziaria. La collaborazione di alcune delle vittime è stata fondamentale per, come dire, ricostruire, i dettagli di queste azioni criminali che sono state perpetrate da questa nuova consorteria che si stava appunto accreditando nel territorio della Valle Caudina. Sono episodi risalenti alcuni alla fine del 2017, di particolare efferatezza e violenza, perché l'obiettivo appunto di questo gruppo era di accreditarsi nel territorio e di acquisire il controllo di attività commerciali e imprenditoriali in grado, di consegnare anche ingenti somme di denaro, sottoposte all'assoggettamento e all'omertà di questi personaggi. C'era bisogno di dare una risposta al territorio. Soprattutto dopo alcuni episodi che si erano verificati, molti episodi si erano verificati tra fine 2018 e inizio 2019, dove la gente anche ci chiedeva appunto una risposta ai vari episodi, a tutti questi vari attentati che ci sono stati e che hanno destato molta preoccupazione nella popolazione di Airola, nella popolazione di Mogliano e anche a quella di Santa Cata dei Goti. Quindi noi riteniamo di aver dato un bel colpo, un colpo importante. E anche un segnale a eventuali altri soggetti che avessero intenzione di mettere in atto dei veri e propri clan nella zona che è scoperta, diciamo, rispetto al passato.